Quante notti ho passato dentro queste fredde mura. La mattina il sole a scacchi mi faceva un po' paura. Ma io un giorno spiegherò le ali verso un'avventura. Aprirò anche un varco che mi porti in cielo un po' più su. Io che quando ero libero riuscivo a trovare l'acqua nel deserto e con le mani il sole anche toccare. No, non sono pazzo, ma soltanto amo la mia vita. Voglio anch'io sognare come tutti questo mio diritto. Sono come un falco bianco senza alcuna meta, e chissà per quanto tempo volerò. Non importa la distanza che percorrerò, ma volerò più in alto che potrò. Sono come un falco bianco, libero di andare, ma rinchiuso in una gabbia, ingiustamente. L'ingiustizia a volte mira chi è più fragile, ma l'anima non la puoi fermare mai. Quante volte mi son chiesto qual è il senso della vita, quale fosse la mia colpa, perché sono rinchiuso qui, perché mai devo pagare per la colpa che non ho, perché Dio ha voluto questo, questo proprio non lo so. Ma la vita a volte ti riserva cose che non vuoi. Non ci sono spiegazioni né tra un giorno né tra mai. Ma la cosa più ridicola è che dicono che poi, dopo tutti questi anni persi, ricomincerai. Sono come un falco bianco senza alcuna meta, e chissà per quanto tempo volerò. Non importa la distanza che percorrerò, ma volerò più in alto che potrò. Sono come un falco bianco, a volte mira chi è più fragile, ma l'anima non la puoi fermare mai. Ma l'anima non la puoi fermare mai. Molte persone sono già state arrestate nelle ultime ore, soprattutto durante la notte. Il nome più noto tra gli arrestati è senz'altro quello di Enzo Tortora. Era il 17 giugno del 1983, erano le circa le 4:30-5 del mattino, squilla il telefono, va mia moglie al telefono e dice: sono Enzo Tortora, e con voce così allarmata, disperata quasi, chiamami Raffaele, vado all'apparecchio e mi annuncia che i carabinieri l'avevano appena arrestato all'Hotel Plaza con la imputazione associazione delinquere di stampo camorristico. Sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie. Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete.
Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmelo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per loro.